Ottocento romantico e generi, è questa la nuova opera di Fiorenza Taricone, docente dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Un libro che nasce da un'esigenza, dalla necessità di ripercorrere l'evoluzione sociale della figura della donna. Il libro è un mio. È una mia testimonianza di impegno civile da studiosa di pensiero politico e questione femminile e di politica paritaria tanti anni. Quindi questo è un libro omaggio, è un libro di militanza, se si vuole, e nei confronti, per un contributo nei confronti delle donne che lo ragazze, prima che donne, delle ragazze e donne che lo leggeranno, spero, nelle scuole, nelle università, eccetera, che serva a dibattere e che serva anche a dare una prospettiva storica a questo problema che è troppo schiacciato sull'oggi. Un excursus storico che parte dall'Ottocento, lì affondano i problemi, i cui retaggi si manifestano ancora oggi nei fatti di cronaca. Per me in Italia la subordinazione femminile nasce con l'Unità d'Italia, che io a cui mi rivolgo con grande rispetto. Io sono una unitaria, sono una fortemente politicamente unitaria, quindi sono una sostenitrice del risorgimento, delle lotte per l'unificazione, però purtroppo in questo secolo è nata anche col codice civile la sottomissione femminile, che ha in un certo senso autorizzato alcune manifestazioni di violenza. Si parte dall'Unità d'Italia per arrivare al XXI secolo, passando per il femminismo anni 70, la rivoluzione civile senza sangue, come è stata definita, una questione però che non è ancora del tutto risolta e che trascina una disparità tra i generi che oggi si manifesta con la violenza. L'Italia si è trasformata civilmente e pacificamente, no? Con il neofemminismo degli anni 70, e poi a distanza di 40 anni noi conosciamo questo rapporto fra i sessi così aberrante che produce sangue. È evidente che qualche tassello, diciamo, non è stato al posto giusto e che sarebbe ora di guardarlo in faccia.